allora diamo spazio alle associazioni che sono in sala. Intanto Vincenzo Spavone e Giuseppe, che si era prenotato. Sì. Allora, intanto buonasera a tutti. Permettetemi di nuovo ringraziare il Trust Fund per questa iniziativa e principalmente perché hai dato la mano a Simone, un po' come a perché oggi mi hanno rifiutato la mano quanto attestato. Già per me è difficile fare intervento dopo 16 giorni di volo. Anzi, perché volevo fare una battuta, nel senso che da elettore e da associazione di genitori separati esattamente quello che mi aspetto da un candidato, in questo caso da Giuseppe Lazio, che tratta argomenti ed è l'unico al momento che sta affrontando questo tema, e ovviamente mi riferisco all'essenza che c'è della conferenza, la casa per i privati separati, e io vorrei invitare poi la giornata successiva di ritornare a questo tema, perché sì, è interessante il diritto di famiglia, è interessante tutto quello che volete, ma siamo qui per tutt'altra cosa, siamo qui per discutere se c'è un'ipotesi condivisibile di sostenere iniziative a favore di padri separati per creare delle case, e questo è secondo me il tema principale della conferenza. E, è interessante che un partito definito di estrema destra affronti temi del genere con un piccolo miracolo, forse qui è il ringraziamento che voi non lo sapete, ma stasera ci sono le associazioni storiche che hanno fatto il movimento dei genitori separati in Italia. C'è Crescere Insieme, c'è la GESEPE, ci sono gli amici di Adiantum, che erano i papà separati tradizionali italiani. Come ha definito qualcuno, qui ci sono i pionieri del movimento. E che fin dalle origini hanno posto questo problema, questo aspetto, quello delle difficoltà proprio economiche e materiali del padre separato che viene letteralmente buttato fuori di casa. Perché ricordate il discorso della invenzione della famiglia monogenitoriale madre e bambino, quello era strumentale per l'affidamento esclusivo. Se io mi invento questa definizione ideologica, poi mi creo tutto un sistema di assistenza anche ideologica alla madre per buttare fuori il padre da quel contesto familiare. Quindi, al di là del ragionamento che facevo Marino, che io posso condividere sull'idealità di dire no, non ci deve essere separazione, il bambino deve stare con tutti i genitori, è vero, però poi di fatto che cosa succede? Che io con una separazione ho uno sfratto esecutivo peggiore di quello che avviene normalmente negli sfratti esecutivi normali, dove l'ufficiale giudiziario normalmente mi dà 6 mesi, anche un anno, per trovarmi un appartamento, e il giudice mi dà dai 15 ai 20 giorni e devo lasciare l'appartamento. Quindi è un dramma sia psicologico e sia di continuazione del rapporto con il figlio, perché poi praticamente io non ho dove portarlo per frequentare. E quindi questo è un problema grosso che, come il movimento, ci siamo fin dagli anni fin dagli inizi degli anni 90 abbiamo posto all'amministrazione pubblica questo problema. Oggi si è svegliato Alemanno e ci ha fatto la casa del papà. Devo dire che questa è una cosa che noi già nei primi anni, almeno qui a Roma, proponemmo questa cosa, anche se noi non ci aspettavamo il condominio che ci hanno fatto dei papà, ma avevamo anche una visione culturale molto più ampia del discorso del papà. Una casa dove potevamo portare i nostri figli, ma lì significava aprire dei centri in tutti i municipi, perfino le ludoteche noi volevamo che fossero aperte a veri separati, perché per regolamento si abita al Prenestino, e poi mi devo portare il bambino al Nomentano, non posso farlo frequentare perché i municipi non lo permettevano e non lo permettono ancora oggi. Abbiamo posto la questione delle case popolari per i padri separati già all'inizio degli anni 90. Oggi voi sapete che è passata a Roma con la giunta Alemanno la delibera per l'equiparazione dello stato di sfrattato per i padri separati. Questa è una cosa che la GESB ha portato avanti Da tanti anni, e oggi con il nuovo bando voi trovate che c'è questo status, i famosi 10 punti, anche se poi anche lì c'è stato uno stravolgimento dei punteggi, sono cambiati completamente i punteggi, si arriva fino a 18 per la possibilità di accedere ai bandi per le case popolari. Però comunque è un risultato, se vuoi, importante dal punto di vista del riconoscimento giuridico, poi naturalmente bisogna fare tante cose, perché poi bisogna renderlo attuabile. Avevamo chiesto ad Alemanno, guarda, anche se io sono proprietario di casa ma vengo buttato fuori, sappi che io voglio pagare il mutuo per altri 15 anni, quindi io magari ho un reddito alto, ma di fatto dormo nella tua morte.
Quindi attenzione quando tu vai a fare i regolamenti, perché poi se mi dici io sono proprietario di casa mi si apprende per i fondelli, perché in realtà io quella casa non ce l'ho più. Quindi noi di questo stiamo parlando. Tornando alla regione, caro Stefano, la regione può fare tante cose in questo campo. Io vi faccio un esempio pratico. Come giovane coppia usufruì di un mutuo regionale dove la regione comprava il terreno, si metteva a proprio carico gli interessi del mutuo e noi con le piccole quote che pagavamo semestralmente siamo riusciti a comprare delle case. Lo stesso ragionamento si può fare per costruire tante case e darle in affitto, perché se poi chi ha la possibilità di comprarla si compra pure, ma per lo più mette a disposizione delle case popolari in affitto ai vari separati. Quello che a me interessa è ragionare su come lo andiamo a proporre e come andiamo a chiedere la realizzazione di queste case. Quindi è necessario un tavolo tecnico, io credo, per andare a discutere su come le vogliamo fare e come le vogliamo fare. E poi nelle proposte politiche, sì, tutti vogliono fare tutto, però nessuno ci dice come lo vogliono fare. E lì sta poi il problema. Come vengono fatte certe cose a sostegno dei vari separati. Io chiudo questo piccolo intervento per dire ragioniamo su questo questa sera, poi magari avremo altri mille appuntamenti per aver condiviso le leggi, come nasce la legge sul divorzio, come la chiameremo fra 20 anni. Oggi c'è un problema di fondo: a Roma ci sono 400.000 genitori separati, la metà sono padri, in regione Lazio ci saranno molti di più, molti di questi dormono, se hanno la fortuna, in una ruota o nelle automobili o vanno a dormitorio dei poveri. Questo è un problema reale che noi dobbiamo risolverlo. E mi fermo per il momento qui. Non so, Adriano, se vuole intervenire. Buonasera a tutti, sono Pino Favelli. Molti mi conoscono e sono un appartenente ad Adriano. Io, dopo quello che ha detto il professor Maglietta, ho tolto tutto il discorso che volevo fare io, quindi praticamente sarò molto breve. Io credo che il problema dei papà separati, il problema dei separati deve essere risolto alla radice, va riformato il sistema che non funziona, è inutile trovare dei palliativi. Le case per i papà separati, per carità, sono delle cose buone, ma io le ritengo una goccia di sabbia nell'oceano, non risolvono il problema. Ripeto, sono delle cose buone, ottime, per carità, delle iniziative, ma chi ha detto che deve uscire per forza il papà? Noi il problema lo dobbiamo risolvere alla radice, nel senso che dobbiamo togliere gli interessi economici e patrimoniali che portano al cosiddetto divorzificio. L'amico Gerardi ha dato dei nomi, le separazioni stanno aumentando in maniera esponenziale, ci dobbiamo chiedere il perché c'è un interesse a chiedere le separazioni, soprattutto da una parte, da alcune donne. Proprio stamattina a Latina ho incontrato delle donne, quando io ho parlato di separazioni, voi siete i papà separati che non pagano il mantenimento, la prima cosa che hanno detto, c'era l'amico. E questo mi ha colpito moltissimo, mi ha fatto riflettere. Il mantenimento non deve essere un diritto, cioè ognuno si deve mantenere da solo, e questo che bisogna cominciare a capire. Per carità, non bisogna abbandonare chi sta in difficoltà, sono io il primo a riconoscere, sono io il primo a dire che le donne vanno sempre protette ed amate, però quando agiscono con furbizia, quando agiscono con malafede, e allora non bisogna avere alcuna remora, bisogna sanzionarle adeguatamente, secondo me. Ripeto, quello che è da riformare è il sistema. È il sistema proprio a livello legislativo, bisogna rivedere tutto il diritto di famiglia, e questa è la cosa principale ed importante. E poi bisogna che
gli operatori di giustizia che operano nel campo del diritto della famiglia siano responsabilizzati, cioè devono rispondere della propria responsabilità di ciò che fanno, perché altrimenti tutti quanti possono emettere dei provvedimenti e scagionarsi da qualsiasi responsabilità. Questi sono i punti focali che secondo me bisogna affrontare. Grazie. Ora interviene Fabio Nesto. Io volevo mettere a fuoco un concetto. Io non parlo mai di padri, di madri, la guerra del genere è lontana dalle cose delle quali mi occupo. Preferisco affrontare il problema in termini di principio. E voglio stabilire uno di questi principi, è che questo mondo, il mondo delle separazioni, il mondo del diritto di famiglia, della gestione delle separazioni, dei divorzi, delle cessazioni di convivenza e dei figli contesi, è profondamente inquinato da una serie infinita di pregiudizi. Ricordiamoci, un pregiudizio inquina buona parte di quello che accade nei tribunali e si traduce in una concreta violazione dei diritti. Abbiamo la testimonianza per tutto quello che hanno detto tutti i relatori fino ad oggi. Una violazione dei diritti, per quello che diceva Simone all'inizio, sotto il profilo patrimoniale. È una violazione dei diritti, come se non lo è, per quello che diceva Alessandro Gerardi sul divorzio breve. I miei diritti vengono riconosciuti se vado in Romania. Lo Stato italiano non me li riconosce, deve essere forzato a riconoscere. E anche un'altra cosa, correggimi se sbaglio, ma la proposta di legge sul divorzio breve, sulla separazione breve, prevedeva un altro assunto giuridico che sarebbe la differenziazione, la riduzione dei tempi ad un anno per coppie senza figli o con figli ormai adulti e la riduzione a 2 anni per coppie con figli in tenera età. È un assurdo giuridico, in quanto sappiamo, anche questo l'ha ricordato l'avvocato Gerardi, che il periodo che intercorre per separazione e divorzio è in assoluto, su questo convergono tutte le associazioni forensi e anche il privato sociale, è in assoluto il maggior focolaio di conflittualità, di attriti, di rivendicazioni, di comprensioni, di episodi che a volte troviamo anche in cronaca nera. Ecco, quindi ipotizzare di ridurre a un anno per le coppie che non hanno il problema dei figli, mentre invece quando ci sono i figli facciamoli ammazzare, facciamoli litigare per 2 anni, è l'apoteosi dell'ipocrisia. Ma tutti questi pregiudizi che inquinano questo mondo, nel primo aspetto, quello patrimoniale, quello economico, è importante, caspita se lo è. Esistono degli studi che approfondiscono la differenza tra il reddito nominale e il reddito residuo, ciò che effettivamente rimane disponibile, di spendibile, detratte tutte le spese. Però quello che fa fede ai fini di tutta una serie di ammortizzatori sociali è solo il reddito nominale. Quindi sì, le graduatorie per l'edilizia popolare, ma pensiamo anche all'accesso al gratuito patrocinio. Per chi ha nominalmente 1.500-1.800 euro mese non ha l'accesso al gratuito patrocinio e sappiamo quanto sia le spese legali che le spese peritali possano incidere e incidere pesantemente sulla coppia che si separa. Parlo sempre di coppie, ma in assoluto il principale diritto violato è il diritto dell'infanzia. Può sembrare un dettaglio ma non lo è, perché il nostro paese è ratificato, si sgola, si fa molta passerella, si bea anche di aver ratificato le convenzioni internazionali a sostegno dei diritti dell'infanzia, la CRC, la Convenzione di New York, del Lussemburgo, cioè, ce n'è un'enormità e siamo sempre in fila, ci appuntiamo sul petto le medaglie per aver ratificato sulla carta, poi le vedo nel quotidiano, applicarle in quello che sono le vie sentenze è cosa diversa da riconoscere i reali diritti del minore. Per cui il principio di garantire, anche questo è un consiglio, un suggerimento per rendere più spendibile determinate tematiche, il principio per garantire pari dignità ad entrambi i genitori, a prescindere dal genere, a prescindere dal proprio vissuto, il concetto di persona, garantire la continuità del rapporto con l'infanzia, con i figli, non è una mia opinione, è la normativa. Oggi, dal 2006 in avanti, il diritto riconosciuto è il diritto del minore, non più dei genitori. La rivoluzione copernicana, e Marino lo sa meglio di chiunque altro, è quella di
cambiare l'ottica giuridica, non solo più un uomo, una donna, un padre, una madre a rivendicare i propri diritti, il proprio desiderio, la propria esigenza, la propria necessità di trascorrere del tempo dei figli, di avere un ruolo concreto nel processo educativo della prole, ma il capovolgimento dell'ottica giuridica è riconoscere al minore il diritto a mantenere rapporti significativi e importanti con entrambi i genitori, e poi c'è l'allargamento anche ai rispettivi ambiti parentali. Ecco, quando questo principio venga violato, è su questo che bisogna focalizzare, mantenimento della dignità di entrambi i genitori in funzione dell'unico bene tutelato, che è il diritto del minore. Poi a fine anno sarà di dati a dirci se questi diritti sono violati più da un padre o più da una madre. Sarà a fine anno nell'edilizia popolare, saranno i dati a dirci se accedono su 100 persone 80 uomini e 20 donne, ma fare la scrematura a monte, prevedendolo, etichettandolo come edilizia per i padri, io credo non sia una cosa professionale. Un'ultima osservazione, chiudo. Anche questa è una dinamica figlia di un pregiudizio profondissimo. Non esiste nulla di più antifemminista al mondo di ciò che accade all'interno dei nostri tribunali. Può sembrare un assurdo, ma riflettiamoci. All'interno dei nostri tribunali, questo alzare il muro, questo dividere i ruoli da uomo e da donna, da madre e da padre, da donna e non da donna, da uomo e non da uomo, viene fatto solo all'interno dei tribunali italiani e stravolge 200 anni di battaglie sociali. Ad un uomo, in sostanza, viene detto sì, a te viene anche benevolmente concesso di occuparti dei propri figli, però sappi che in caso di separazione il tuo ruolo torna a quello atavico di reperimento di risorse, quello che usciva dalla grotta con la clava ad andare a procacciare il sostentamento per la famiglia, millenni all'indietro. Di contro la donna viene detto, a te è anche benevolmente concesso di inserirti nel mondo del lavoro, sia chiaro però che in caso di separazione il tuo ruolo torna 100 passi indietro nella storia dei diritti sociali, torna quello atavico di fattrice e di balia, un ruolo dal quale la donna ha impiegato secoli ad emanciparsi, e oggi questo muro è di nuovo costruito all'interno dei tribunali italiani. Io questo discorso non l'ho mai sentito fare, perlomeno da una certa sinistra. Non so se ci sono altre associazioni che vogliono intervenire. Allora, se non ci sono altre associazioni, diciamo un breve intervento di Biagio Iarossi, un medico, un candidato al Consiglio regionale del Lazio per Casapam. Ok, grazie. Allora, volevo intanto ringraziare gli oratori che hanno esposto in maniera brillante e sordita, magari dettata pure l'esperienza personale, e questo mi dispiace, la situazione delle coppie, diciamo, in generale. Io volevo però fare uno stimolo a questa associazione, perché effettivamente noi dobbiamo cercare di salvare la dieta nostra, che versa in condizioni impietose, perché i principali ladroni stanno in Parlamento, diciamo che. Allora, io suggerirei, perché naturalmente poi ne parlerò pure con di Stefano, solleciterei la costituzione, la commissione formata dai giudici di esperienza e di equità, insieme ai revisori dei conti e ai finanzieri, i quali prendono in esame la situazione economica di tutti gli onorevoli, dal 90 fino ad oggi, la situazione patrimoniale, cioè quello che ci avevano prima di essere state elette in Parlamento e quello che ci hanno adesso, dopodiché, con le dovute cautele, ma anche con la dovuta fermezza, si dovrà cercare di fare, lasciare quello che con lo stipendio che hanno ricevuto possono aver accumulato, e quello che invece non hanno giustificazione. Ci facciamo le case popolari, ma ci paghiamo pure il debito pubblico che l'Italietta nostra sta facendo. No, io ci ho rimasto solo le case popolari. Ci facciamo quello che si deve fare, che c'è da fare. E questo, per esempio, prendiamo il caso di Pietro, che è stato l'antesignato, no? del muro del popolo, no? Questo ha mandato in galera un sacco di persone, qualcuno si è pure ammazzato, alla fine il PC gli ha dato un collegio blindato, il Toscana, cioè, al Mugello, bravo,
e quindi è diventato senatore. Adesso dice che già arriva quando ha cominciato una masseria, adesso pare che ce l'abbia 16, alla faccia di quello che aveva fatto il tribuno del popolo, perché era a favore della buona gente, insomma. Poi questo è il primo argomento che volevo suggerire. Il secondo è questo: noi stiamo perdendo 50.000 studenti universitari all'anno, quindi 50.000 studenti universitari all'anno significa perdere un ateneo. Quindi perché c'è un sistema disumano e ingiusto di selezione di questi studenti? Quindi noi dobbiamo proporre l'iscrizione diretta allo studio e l'iscrizione libera all'università. C'è il test d'ingresso adesso, dove fanno le pastette molto spesso, che però, siccome ce lo impone la comunità europea, lo dobbiamo utilizzare. Però già c'era questo tipo di selezione da noi e si faceva alla fine del secondo anno. I primi due anni infatti erano considerati i due anni propedeutici. Alla fine del secondo anno, se uno non riusciva a schiernare, non poteva andare avanti. Quindi noi dobbiamo proporre che questi benedetti test d'ingresso, anziché all'ingresso della cosa dell'università, che poi non sono diciamo sono specifici, sono generici, non sono pertinenti, vengono fatte alla fine del secondo anno. E su un 80% su materie oggetto del corso di laurea, il 20% di carattere generale. Allora in questo caso noi riusciamo a salvare la situazione universitaria nostra. Per fare tutto questo sarebbe necessario soltanto un piccolo accorgimento, quello di fare delle macroaree universitarie. Macroaree, per esempio, quando uno finisce il liceo, finisce le scuole medie superiori, non è in grado, non sempre ha le idee precise di quello che vuole fare. Allora se noi facciamo delle macroaree, diamo a questi studenti la possibilità di poter scegliere anche nel corso dei primi due anni di università. Okay. Questo sono il 2006. Sì, è la conferenza. Scusate, è stato parlato di un'altra cosa. No, stiamo parlando di vari generali. Ah, su questo domino. Sì, Vabbè, diciamo che cosa si vale generale. Va bene, allora ritornando sui valori separati, io direi che a questo punto facciamo un giro di conclusioni, non so se forse Simone è meglio che parla per ultimo, possiamo parlare, facciamo fare qualcosa. Prego. Cosa l'ho chiesto io? C'è un problema di alloggio, le 11 mi chiudono fuori. Va bene, dai. Abbiamo uno stereo qua sotto. No, hai ragione, siete stati generosissimi anche non invitarmi come vi altro. Io vi ringrazio adesso qua, perché prima mi avete preso contropiede, ero spiazzato. Allora, accolgo l'invito rivolto al relatore precedente di stare un po' più aderente al tema. E quindi adesso faccio un brevissimo intervento sulla casa. Questa casa come la andrebbe fatta? Cioè come la costruiamo, la costruiamo e a chi la diamo? Un po', diciamo così, ispirazioni, suggerimenti, quello che può essere anche utile in concreto. Io ho seguito con parecchio interesse lo sviluppo di tutta una serie di settori di genere. Non ci credo molto io al genere, per la Costituzione che ho in cuore, diciamo, che non fa differenze di genere, però certe idee sono anche poi feconde, cioè certi spunti possono anche, per analogia, dare luogo a qualcosa di sensato e di utile. In particolare, ovviamente, l'architettura di genere. L'architettura di genere si sviluppa da qualche decennio e sorvolo sui dettagli, diciamo che nasce per, al solito, dare alla donna una casa pensata per lei, però lasciamo perdere la donna e i suoi figli, sempre con le virgolette, e pensiamo che invece in astratto ci potrebbe essere il genitore che esce di casa quando ha i figli con sé e fruisce delle stesse idee utili, secondo me, corrette, ispirano l'architetto che vuole costruire una casa mirata,
cioè, se questa casa dobbiamo non assegnarla essendo già stata costruita, ma farla nascere, potremmo anche farla nascere in modo ad hoc, cioè in modo mirato. Che vuol dire? Vuol dire che ci sono città nel mondo come Vienna dove esistono quartieri mirati, dall'edilizia mirata, e in particolare mirata soprattutto per tenere conto alle esigenze del bambino. E in questo senso, per esempio, le scale hanno doppio corrimano, uno alto per gli adulti e uno medio per i bambini. Ci sono le lavanderie che non stanno nella cantina, ma stanno sul tetto, diciamo, cioè all'ultimo piano, nel lastrico solare, con un certo spazio giochi intorno. Come entri nella casa, c'è subito accanto all'ascensore un ripostiglio condominiale per le carrozzine o per le biciclettine. Ecco, la struttura, la geometria della casa è a pianta centrale. La cucina non sta nell'angoletto sulla corte, ma sta nel mezzo, in modo che l'adulto che ha dei bambini con sé possa vedere. Io riferisco, ci sono 350 appartamenti a Vienna, in un quartiere tutto nato così, naturalmente anche con spazi privilegiati di verde e così via, nato, pensato, non mi interessa se è nato per la donna e i suoi figli. A me va bene anche poterlo riciclare per la persona che ha il problema della separazione e che dovrebbe avere un alloggio, ma diamoglielo il più confortevole possibile. Questo è il discorso che davo per qualche così come idea per la struttura. Quanto all'assegnazione, io sono stato contattato dal comune di Treviso, per l'associazione Crescere Insieme naturalmente, per studiare quale poteva essere il mio protocollo per assegnare case popolari nella situazione che abbiamo accennato. Nella conversazione con l'assessore all'urbanistica, che si era fatto carico di questa iniziativa, che andrà avanti perché è proprio deciso di farlo, sono stati evidenziati insieme, dialogando, quelli che sono dei punti critici, delle criticità, che sono, per esempio, riguardo all'assegnazione, il fatto, qualcosa che ho appunto già sentito, ma c'è dell'altro, cioè, per esempio, non possiamo dare una casa a chi ce l'ha di già, in effetti. Se potrebbe esserci, come dire, il desiderio di fruire di una casa gratis o semi gratis affittando la propria, perché allora questa operazione non torna. Oppure, se ci sono convivenze, questa è un'altra cosa da tenere conto. Se io non ho la casa, ma ce l'ha la mia ragazza, allora che faccio? La mia ragazza si affitta la sua, viene a stare con me nella casa assegnata a prezzo popolare. Cioè, ci sono tutta una serie di parametri da tenere d'occhio che riguardano sia il controllo sulle effettive risorse. Si è parlato ovviamente anche del lavoratore autonomo, come controllare che le risorse del lavoratore effettive non siano in realtà inserite in quelle ufficiali. Quindi tutto questo è qualcosa, non dico che debba impedire il bloccare il processo e l'iniziativa, però da considerare nel momento in cui si andrà a scrivere un bando che voglia realizzare lo scopo con onestà e con equità. Grazie.